Nevica incessantemente da quasi 30 ore sulla Via Vestina. Dopo l'intenso lavoro nella giornata di ieri da parte dei comuni e della provincia per liberare le strade e gli accessi nei centri storici, questa mattina si è dovuto ricominciare da capo, vista la copiosità con cui è scesa la neve nella nottata. La situazione è sotto controllo in tutti i comuni, ma resteranno comunque aperti i centri operativi comunali per qualsiasi segnalazione. Appena si continua a lavorare costantemente per mantenere strade pulite, soprattutto le vie di accesso all'ospedale, per non arrecare problemi a pazienti e infermieri. Situazione di difficoltà nella nottata in diversi comuni, dove alcune zone sono rimaste senza luce e senza acqua, ma che Enel e ACA stanno cercando di ristabilire al più presto. La coltre bianca ha raggiunto il metro nelle zone a ridosso della montagna, soprattutto nel comune di Farindola, dove il sindaco Lacchetta ha predisposto la chiusura delle scuole per il giorno 9 gennaio. Stessa decisione per i comuni di Città Sant'Angelo, Civitella Casanova, Penne e Moscufo, ma che quasi sicuramente saranno estesi anche ad altri comuni dell'area nelle prossime ore, visto che il pericolo maggiore sarà la formazione di lastre di ghiaccio. Nel pomeriggio è atteso un deciso miglioramento delle condizioni meteo, che dovrebbe avere vita breve, visto che per i prossimi giorni è prevista altra neve.